Ciao, sono Marco Scabia e in questo video ti vorrei parlare di quelli che sono gli strumenti che io utilizzo per andare ad effettuare marketing online, ovvero gli strumenti che uso per creare il mio business su internet. Io mi ricordo anni fa quando si iniziavano a creare dei contenuti su internet, gli strumenti erano molto rudimentali e quindi creare contenuti era abbastanza difficile, era una cosa alla portata inizialmente solo di uno sviluppatore. E infatti mi ricordo si andava a lavorare con il blocco note di Windows e si creavano le pagine in HTML. Poi pian piano hanno iniziato a uscire fuori strumenti più evoluti, come ad esempio Dreamweaver, che permettevano di creare contenuti in maniera visuale, quindi semplificavano il processo, però ancora non si era arrivati alla situazione di oggi in cui è diventato estremamente facile per tutti andare a creare dei contenuti su internet e quindi diventa facile anche andare a creare delle operazioni di marketing su internet e quindi andare a guadagnare online. E veramente gli strumenti che ci sono oggi sono talmente semplici da usare che se sai utilizzare Gmail, certamente lo sai fare anche tu. Andare a creare un sito web oggi è una questione di fare due o tre clic su alcuni pulsanti o poco più. E quello che però succede è un pochino che gli strumenti presenti sono diventati così tanti che diventa un pochino difficile magari andare a orientarsi nella scelta di strumenti, perché ci sono 15 strumenti che fanno una certa cosa, altri 20 strumenti che fanno un'altra cosa, e quindi andare a capire quali sono gli strumenti più adatti a noi, quali sono gli strumenti più efficaci, magari alcuni sono gratuiti, altri sono a pagamento, diventa un pochino più complicato. Per cui per questo ho deciso di girare questo video per dirti quali sono gli strumenti che utilizzo io per fare marketing online e quelli che potrebbero essere quindi più adatti a te. Allora, quali sono gli strumenti da cui partire per andare a iniziare ad avere una presenza su internet? Beh, alla fine ci servono quattro cose, perlomeno per partire. Innanzitutto ti serve uno spazio su internet, un luogo dove andare a mettere su il tuo sito, perché per avere una presenza su internet ti serve un sito e quindi ti serve un cosiddetto web host, quindi uno spazio server su internet dove andare a mettere su il tuo sito. Un web host che io utilizzo e che mi piace molto è un web host americano che si chiama HostGator. HostGator è estremamente economico, con 10 dollari al mese circa riesci ad avere uno spazio web dove puoi andare a installare un numero illimitato di domini internet, quindi un numero illimitato di siti. Perché quello che probabilmente ti succederà se vai a mettere su un'attività su internet è che inizialmente magari avrai un sito solo, poi nel tempo la tua attività si evolverà e quindi vorrai avere più di un sito. Quindi è importante andare ad avere uno spazio web che ti permetta di ospitare più di un sito. HostGator ti permette di fare questo a una spesa veramente contenuta. Quindi lo spazio web. Subito dopo aver creato quindi uno spazio web, avrai bisogno di iniziare ad andare a mettere dei contenuti online. Quindi la cosa migliore che puoi fare è andare ad installare sul tuo spazio web una piattaforma che ti permetta di andare a creare contenuti in maniera regolare senza preoccuparti troppo dell'elemento tecnico, del fatto che devi creare una pagina HTML, di andarti a curare del design di una certa pagina. Quindi ti serve una cosiddetta piattaforma di gestione dei contenuti, un Content Management System o CMS, come normalmente viene chiamato, e la piattaforma più diffusa per fare questo oggi si chiama WordPress. L'avrai sentito certamente se ti occupi di internet, e il bello è che WordPress è una piattaforma gratuita e in molti host, fra cui HostGator, è possibile andare a installare WordPress veramente con tre clic. Quindi diventa semplicissimo una volta che che ti sei iscritto per un sistema di web hosting tipo HostGator, andare a installare WordPress e con tre clic avrai online il tuo sito vuoto, che dovrai pian piano riempire con dei contenuti, ma avrai il tuo sito online. Dopodiché, che cosa è necessario fare? È necessario, se vuoi fare marketing online, andare a creare delle pagine
che sono le tipiche pagine che vengono utilizzate per andare a fare marketing online. E in particolare mi riferisco alle pagine di cattura dell'email, le cosiddette squeeze page o opt-in page, dopodiché alle pagine di vendita, dove quando avrai un prodotto andrai a effettuare la vendita del tuo prodotto, e poi alle pagine di contenuto, le cosiddette pagine di membership di un sito, appunto, dove vengono ospitati i tuoi video che saranno il contenuto di un tuo infoprodotto. Per fare tutte queste cose ci sono tantissimi strumenti, ma uno strumento che le copre un po' tutte è un tema per WordPress che si chiama Optimize Press. Con Optimize Press riesci, con una spesa alla fine dei conti abbastanza contenuta, a coprire tutte quante queste esigenze in maniera estremamente semplice. Optimize Press è una specie di coltellino svizzero per fare web marketing. E di tutti gli strumenti che si possono acquistare, che ci sono in giro, è veramente quello più efficace dal punto di vista di quanto si riceve, di quanto si può fare, se confrontato con la spesa che comporta. Quindi Optimize Press nella sua forma base costa $97, quindi circa 75 euro, ed è un tema che viene installato all'interno di WordPress, quindi dopo che avrai installato WordPress sul tuo sito potrai andare a installarci Optimize Press, e a quel punto sarai in grado di andare a crearti tutte le tipiche pagine di marketing che si possono utilizzare. Una volta installato il tuo sistema di marketing, quindi Optimize Press, cos'altro ti servirà? Ti servirà un sistema di email marketing, e email marketing è la tecnica, diciamo, più potente di marketing che ci sia oggi in giro, per cui ti consiglio vivamente, se fai marketing online, se crei un business basato su internet, di iniziare fin da subito a raccogliere email e iniziare fin da subito a fare email marketing, perché è la tecnica più efficace. Bene, per gestire una piattaforma di email marketing, anche qui ci sono tante scelte. Si può fare self-hosting, come si usa dire, quindi tenere la propria lista di email sul proprio sito, oppure ci si può appoggiare a un servizio esterno. Io ti consiglio vivamente di appoggiarti a un servizio esterno, ce ne sono vari. Quello che io preferisco si chiama Aweber, è un servizio americano e costa, ha un trial di $1 al mese per il primo mese, e dopodiché costa $19 al mese, quindi ha un costo abbastanza contenuto, e ti garantisco che se ti metti a fare email marketing riuscirai certamente a coprire questa spesa di $19 al mese, e molto probabilmente a superare come entrate questa spesa. Cos'altro? L'ultima cosa che ti serve, l'ultimo strumento, è un sistema per ricevere i pagamenti. E il mio sistema, il sistema più semplice, il mio sistema preferito, ma anche il più semplice da usare, è PayPal. Con PayPal chiunque può andare a ricevere pagamenti online da altre persone. PayPal si integra facilmente con Optimize Press, si integra facilmente con Aweber, quindi se ti metti su questa piattaforma basata su HostGator, WordPress, Optimize Press, Aweber e PayPal, riuscirai ad avere una base con cui andare ad effettuare il marketing online. Bene, spero che questa lista di strumenti ti sia utile. Se hai apprezzato questo video, ti chiederei per favore di lasciare un commento qui sotto dicendomi cosa ne pensi. Magari utilizzi già qualcuno di questi strumenti, oppure utilizzi degli strumenti diversi, potresti dirmi quali sono gli strumenti che utilizzi, e magari fai mi piace su questa pagina in modo tale da condividerla con altre persone a cui potrebbe essere utile. Ciao, grazie.